genio e sregolatezza. Così recita la pubblicità che da qualche giorno passa sulle radio italiane e che presenta Skoda Karoq. È facile capire perché il nuovo SUV compatto del marchio di origine cecoslovacca si è individuato con queste due anime. La genialità sta nella sua versatilità. Karoq è una SUV di dimensioni simili a una Volkswagen Golf, lunga solo 4 metri e 38 cm, ma con un bagagliaio che offre fino a 1810 litri di carico. Com'è possibile? Grazie alla possibilità di scegliere i sedili posteriori Varioflex, una soluzione davvero ingegnosa che permette non solo di ribaltare le sedute posteriori, ma anche di traslarle e asportarle, consentendo a Karoq di offrire una capacità di carico simile a quella di un veicolo commerciale. Inoltre, i sedili posteriori sono indipendenti. Asportando quello centrale si crea un tunnel perfetto per allocare sci e racchette. Le salite verso le cime innevate non sono un problema, anche grazie alla trazione integrale, disponibile in optional su tutte le versioni e abbinata di serie al motore 2000 turbo diesel da 150 cavalli. Si pigia il tasto off-road ed entra in funzione la sregolatezza di Karoq, che setta la motricità per affrontare agilmente terreni in fuoristrada e poi disinserirsi automaticamente quando si superano i 30 km orari. Un'altra premiere in casa Volkswagen è l'abbinamento su Karoq tra il motore diesel 1.6 da 115 cavalli e il cambio automatico doppia frizione. In gamma anche due unità benzina, un 1.000 da 115 cavalli ordinabile con cambio manuale o automatico, un 1.500 da 150 cavalli solo automatico. Tre gli allestimenti, Ambition, Executive e Style. Karoq si insedia nel segmento C-SUV, con tutte le carte in regola per fare grandi proseliti. Anche gli internauti, non più disposti a rinunciare a collegare il proprio smartphone con il veicolo. Il navigatore satellitare è di serie sugli allestimenti Executive e Style. Karoq, in virtù delle dimensioni compatte, è una vettura che si utilizza bene anche in ambito urbano, sicuramente un'auto adatta alle giovani famiglie, ma anche ai single, una vettura trasversale nell'utilizzo e con una clientela sicuramente giovane in virtù anche di una gamma di colori, di tinte, di personalizzazioni che riesce a soddisfare buona parte delle richieste. La guida di Karoq risulta pertanto piacevole e sicura. Questo anche grazie alla possibilità di avere in optional, per la prima volta su un motore Skoda, il sistema Gesture Control, che consente di selezionare alcuni contenuti multimediali con un solo gesto della mano. E per i più attenti c'è la piattaforma Skoda Connect, che al suo interno comprende i servizi di infotainment online gratuiti per un anno per chi acquista una Karoq con navigatore, nonché i servizi del pacchetto Care Connect che supportano il guidatore in caso di difficoltà, disponibile in optional a 340 euro. Ampio il listino prezzi che parte da 23.850 euro.